Ciao ragazze, finalmente sono tornata con The Sims e direi che è il caso di iniziare un nuovo episodio, una nuova storia, perché è passato un po' di tempo dall'ultima registrazione, dall'ultima puntata, e quindi direi subito di fare una nuova partita. La mia idea è quella di partire semplicemente creando una ragazza. Questa sarà una ragazza che si trasferirà in città dopo aver finito l'università. Quindi, come prima cosa, andiamo a personalizzare la nostra ragazza, che ancora non so come la chiamerò. Partiamo dal viso. Come carnagione, solitamente mi piace stare su una carnagione abbastanza chiara. Vado un attimo a togliere tutte queste cose che non mi piacciono molto. Allora, elimina. Ok, ci siamo. Per quanto riguarda il fisico, io la lascerei così. Ok, torniamo alla faccia. Allora, carnagione può anche andare. Occhi. Gli occhi, come li facciamo? Allora, vediamo un po'. Come prima cosa parto dai capelli, dopo la pelle. Allora, vediamo i capelli personalizzati. Quindi, contenuto personalizzato. Ok, vediamo. La treccia di lato, questi che mi piacciono molto. Oppure un'altra coda sempre di lato. Anche questo è molto carino, però vediamo, io le farei dei capelli semplicissimi, sciolti, questi molto belli anche, carini, cambiamo il colore, stiamo su un castano, un color cioccolato come questo. Ok, il colore mi piace. Vediamo altri tipi di capelli, anche questi carini. Oppure, ok, questi mi piacciono, questi qua, e anche il colore va bene. Torniamo al viso, proviamo a lasciarli così. Il naso, sistemiamolo appena appena. Ok, il mento è troppo lungo. Ok, quindi viso, colore della pelle l'abbiamo fatto. Dettagli della pelle. Allora, vediamo. Dettagli della pelle, questo cos'è? Ah, le lentiggini, guardate che carine. Sono molto molto carine queste. O anche semplicemente il viso più illuminato. Vediamo da lontano l'effetto com'è. Ok, proviamo a lasciarlo. Dopo la pelle ho anche questo materiale personalizzato che fa vedere, non so se avete notato, i denti, e così invece non si vedono. Carino questo dettaglio, lo lascio, lo trovo più naturale. E poi aggiungo l'ultimo tocco, che sono le ciglia, che secondo me cambiano veramente tantissimo. Guardate quanto è diventata più carina. E poi adesso da poco hanno aggiornato anche la parte dei denti, ci sono tutti i denti storti, c'è lo spazio tra le palette, ci sono i dentoni, ma io sto sul classico, denti perfetti, e poi volendo ci sono anche i denti con l'apparecchio. Io tengo comunque i denti classici. I capelli li abbiamo sistemati, il colore direi che così può andare, mi piace. Le sopracciglia, vediamo, io direi di farle naturali, così forse sono un po' troppo sottili. Facciamole così, queste mi piacciono. Cambio soltanto il colore per avvicinarmi un po' di più ai capelli. Vediamo, così, forse ancora un po' troppo chiaro. Nere, no, nero non ci sta bene. Proviamo questo, nemmeno. Ok, dai, lascio questo. Ok, poi labbra, forma delle labbra, vediamo un po', queste sono carine, magari le sistemo
Un po'. Il bello di The Sims è che si possono veramente personalizzare i Sims in ogni dettaglio. Ma sì, dai, così mi piace, è veramente molto molto carina. Adesso passiamo al trucco. Allora, per quanto riguarda il trucco, vediamo cosa possiamo fare. Occhi, vediamo un po'. Eyeliner, no, questo lo vedo troppo scuro. Qua c'è la possibilità di mettere, insomma, un ombretto, vediamo come sta. Bello questo dorato, lo lasciamo. Poi eyeliner, vediamo. Eyeliner. Le ciglia. Direi di aggiungere queste belle ciglia definite nere che aprono ancora di più lo sguardo della nostra ragazza. Poi passo alle guance, aggiungo un po' di blush, questo mi piace molto. E poi vediamo, c'è la possibilità anche di illuminare il viso con questo. Guardate che bello questo effetto con il viso illuminato nella parte alta, magari un po' più scuro. Ok, così. Per quanto riguarda le labbra, invece, ho questa tinta labbra fantastica. Facciamola di questo colore. Perfetto. Ok, dai, come viso mi piace, va bene. Passiamo adesso ai vestiti. Allora, magliette. Seleziono il contenuto personalizzato, come sempre, per trovare i vestiti prima. Io direi di vestirla abbastanza casual. Io direi di metterle un semplicissimo maglione, tipo questo, che mi piace veramente tanto. C'è nero, oppure c'è anche a righe, rosa. Bello rosa. Sì, rosa ci sta, mi piace. Passiamo ai pantaloni. Vediamo, contenuto personalizzato. Questi jeans, questi shorts sono fantastici, però ovviamente fa freddo, quindi mettiamo dei jeans. Come jeans ho scelto questi. Poi scarpe. Allora, per quanto riguarda le scarpe, io le metterei. Vediamo se li trovo. Dove siete? Dove siete? Dove siete? Dove siete? Li ho persi. Eccoli qua, aiuto. Yag. Ho scaricato gli Yag, sono ragazze fatti veramente benissimo. Guardate, anche dietro si vede quasi la scritta. E direi che questo colore ci sta anche molto bene perché è perfetto con il maglione, oppure anche il classico color beige. Che dite, beige o rosa? Vada per quello rosa. In realtà abbiamo creato soltanto il look quotidiano. Per quanto riguarda il look formale, vado un po' più veloce perché sennò non ne vengo più fuori. Allora le mettiamo un paio di tacchi neri che fanno sempre, sono sempre perfetti. Tacchi neri, un vestito. Per quanto riguarda il vestito, vediamo. Questo. Ci sta. Questa qua, tutta tutta nera, total black. Però non mi piacciono le scarpe, adesso che le vedo meglio. Mettiamo queste. Molto molto meglio. Look sportivo, scarpe da ginnastica, assolutamente all star bianche. Ok. Poi pantaloni, vediamo un po'. Questi che sembrano quasi delle mutande. Questi qua ci stanno, vediamo. Sì, magari facciamo un colore un po' più nero. Ok, anzi, bianco. Perfetto. E la maglietta, mettiamola questa con il nodino in vita. Un colore rosa. Ok, sportiva, ci siamo. Per quanto riguarda la notte, gli occhiali da vista. Credo che siano perfetti, sta anche molto bene. Vediamo se c'è un vestito intero per la notte. Beh, già questo che indosso le sta molto bene, devo dire. Magari facciamolo rosa. Oppure cosa c'è? Giallo, azzurrino, lilla. Questo rosa più chiaro. Ok, per quanto riguarda le scarpe, perché le Nike sono nella zona notte, non lo so. Mettiamole queste ciabattine che mi piacciono molto, bianche. Oh, perfetto.
prendetele. Perfetto, ok. Poi abbiamo il look da festa. E per quanto riguarda la festa, voglio metterle questo vestito che mi piace molto, 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 molto bene. Cambiamo le scarpe e mettiamo, vediamo, che scarpe possiamo metterle. Direi queste belle, molto, molto belle. Marroni, non si vedono, però ci piace, ci piace. Anzi, ma anche marrone le faccio nere, così sono uguali alla parte alta del vestito. Poi passiamo all'ultimo look, costumi da bagno. Questi sono gli unici che ho scaricato per il momento. Magari mettiamo questo bikini, questo in realtà non bikini, questo costume intero nero. E per quanto riguarda invece le infradito, vediamo, scarpe, ecco, non abbiamo le infradito, quindi niente, resta così, va bene. Quindi, ricapitolando, il primo look da giorno mi piace molto, guardate, il look quotidiano è perfetto. Poi, look formale, anche qua sta molto bene. Poi abbiamo il look sportivo, look da notte, da festa e da piscina, da mare. Ok, per quanto riguarda gli abiti l'abbiamo sistemata. Poi, come si chiama questa ragazza? Non so che nome darle. Come la chiamiamo? Jessica. Primo nome che mi è venuto in mente, Jessica, e il cognome, vediamo, De Angelis. Perfetto, mi va bene. Per quanto riguarda l'aspirazione, amore, atletica, cibo, conoscenza, creatività, ricchezza, popolarità, amore, romantica, seriale o anima gemella. Il sim vuole trovare la persona giusta e vivere in modo gratificante in sua compagnia. Sì, questo ci sta. Poi scegliamo i tratti. Allora, lei sarà sicuramente una ragazza allegra, molto allegro, guardate come se la ride. Poi il suo hobby qual è? Fotografia, mi piace. E poi l'ultimo tratto, ambiziosa, vegetariana, amicona, gelosa, perfida, mi piace, ambiziosa, ambiziosa, ok. Poi c'era anche la camminata, se non ricordo male, ecco qua. Allora, camminata, camminata inquietante, camminata saltellante, vediamola. No, camminata goffa, camminata da duro, camminata femminile, perfetta, perfetta. Ok, ma torniamo al look da giorno che ci serve. Ok, abbiamo tutto, quindi lei si chiama Jessica De Angelis, insomma cercherà la sua anima gemella, è appassionata di fotografia ed è ambiziosa ed è anche una persona allegra, quindi iniziamo a giocare con lei. Non creo nessun ragazzo perché ne dovrà conoscere uno in questa nuova città, quindi partiamo. Abbasso un po' il volume perché ho paura che se non si senta di più la musica che non la mia voce. Allora, lei appunto è Jessica, ha appena lasciato la casa dei suoi genitori per trasferirsi in questa splendida città, e i suoi genitori, prima di lasciarla andare, insomma, le hanno dato 20.000 simoleon per pagarsi, insomma, l'appartamento. Vediamo un po' dove posizionarla. Non so fino a dove abbia registrato perché mi sono accorta adesso che la videocamera si è spenta. Comunque, stavo dicendo, Jessica si è trasferita, si deve trasferire in questa città perché ha lasciato la sua famiglia e il suo paese e è da sola, quindi insomma sta cercando un appartamento in questa nuova metropoli. Abbiamo questo quartiere, il quartiere delle arti, è amato da musicisti, artisti e creativi di ogni genere. Poi abbiamo questo quartiere, il mercato delle spezie, un quartiere familiare famoso per il Festival delle Spezie. Direi di no, non è proprio indicato per lei, invece questo credo che sia perfetto, il quartiere della moda, apprezzato dai giovani e dai sim stilosi. Il quartiere della moda è anche la sede del Festival dell'Idillio e dello Smanet Show, quindi direi che questo quartiere è perfetto per lei, che insomma vuole diventare una fotografa e quindi lavorare nel mondo della fotografia e della moda eccetera. Quindi questo lotto non me lo posso permettere. C'è appartamenti di via chic, due appartamenti disponibili su uno, e poi c'è
appartamenti, vista zen, una casa disponibile su due. Io scelgo questo palazzo. Vediamo un po'. Allora, seleziona un luogo dove vivere. Abbiamo appunto 20.000 simile, anche le hanno dato i suoi genitori, insomma, per iniziare questa nuova avventura. Questo primo appartamento è da ristrutturare, costa 300 simile a una settimana, vogliono una cauzione di 600 e l'arredamento, insomma, costa sui 7.110 simile. Altrimenti c'è questo, che è, insomma, ha due letti, una due camere da letto e un bagno, costa 500 a settimana, insomma vale un po' di più. Visto che non abbiamo troppa voglia di ristrutturare, direi di acquistare, insomma di prendere questo appartamento. Vicini vivaci, ok. Vicini vivaci, le finestre generose di questo appartamento pittoresco equivalgono a dei posti in prima fila per guardare gli abitanti della città all'esterno. Lo spazio rappresenta la residenza ideale per un gruppetto di coinquilini che abbia necessità di accedere facilmente al centro della città trafficata. I tratti del lotto, vicini vivaci, i vicini vivono al massimo, c'è spesso una festa in corso. Quindi sì, direi che per lei che è da sola e che si è trasferita da poco, insomma, in questa città, insomma, è l'appartamento proprio perfetto per lei, quindi confermiamo. Vogliamo l'appartamento mobiliato? Direi di sì, poi in caso vendiamo e sistemiamo. Ci restano 5.432 simile, non male. Allora, vediamo un po' com'è l'appartamento. Innanzitutto, fantastico il quartiere. Ho scaricato questa espansione da poco e bellissima. Allora, ci ho giocato veramente poco con in questa nuova città. Diciamo che sto facendo tutto in diretta con voi, quasi si può dire. Allora, questo è l'appartamento. Sistemiamolo un attimino, giusto qualcosina per renderlo un po' più personale. Allora, questo è l'appartamento visto dall'alto, quindi si entra, c'è insomma questo ingresso, poi c'è subito il bagno sulla sinistra, la cucina col salotto, la camera da letto e un'altra cameretta. Allora, diciamo che la cameretta a noi in realtà molto non ci serve, quindi potremmo trasformarlo questo in una cabina armadio, qua lasciare insomma la camera da letto e le altre stanze come già sono. Come potete vedere, sono andata a cambiare tutti i mobili, tutto l'arredamento, e l'ho fatto molto più femminile. Ci sono rimasti 1992 simile, quindi ci è andata ancora bene. Vi faccio vedere come l'ho sistemata. Poi sicuramente più avanti, quando avremo più soldini, andrò ad aggiungere più dettagli, come ad esempio delle piante o anche gli accessori della cucina e cose un pochettino più decorative. Questo è il corridoio dell'appartamento dove si trova adesso Jessica, e qua, ecco, ok, e qua c'è l'ingresso. Questo è l'ingresso e si entra subito nel salotto. Qui vicino alla porta ho messo un mobiletto con questa luce, poi c'è il salottino con la TV, un bel tappeto grigio e il divano bianco. Qui subito accanto alla televisione invece c'è la porta per entrare in camera da letto, e poi guardate le fantastiche finestre che danno sulla città, una vista fantastica. Allora, la cucina, guardate, l'ho fatta bianca e ho messo giusto il microonde e il gas, non ho messo nient'altro, e poi un tavolino con due sedie, perché comunque per il momento è da sole, quindi ho fatto le cose in piccolo. E poi subito dopo la cucina c'è il bagno, anche questo l'ho fatto veramente molto molto semplice, ovvero i servizi, una doccia, il lavandino e lo specchio. Questo, meno male, è il bagno. Questa invece è la zona letto e cabina armadio. Come potete vedere, nella cabina armadio ancora non ho messo niente. Questa cosa che c'è dietro, cos'è? Dopo la devo togliere, mi è scappata. Comunque in questi ripiani mi piace mettere o delle borse, degli accessori, qualche decorazione. Insomma, questa è la cabina armadio con gli armadi bianchi e il muro rosa. E questa invece è la camera da letto, veramente molto semplice per il momento, c'è il letto matrimoniale. Ho deciso di fare il contrasto delle pareti, quindi questa un po' più colorata, più particolare, e poi invece il muro di due colori. Mentre invece da quest'altra parte, dove ci sono anche qua delle grandi finestre che si affacciano sulla città, ho messo semplicemente questo ripiano che fa da scrivania, il computer e uno specchio che sta proprio davanti al letto. E iniziamo a giocare adesso, finalmente.